Io generalmente non sono abituata a parlare da qua, ma un microfono mi piace stare in mezzo a voi, ma stasera forse anche qui le regole del distanziamento mi impongono questa posizione. Davvero con grande emozione vi saluto, cari amici, perché questo momento l'abbiamo tanto pensato. Abbiamo pensato quando poteva essere il momento del nuovo incontro, in una situazione che ci ha visto lontani, ma ci ha visto anche nella capacità di diventare vicini. Per questo io parto con un saluto speciale, non al nuovo governatore di quest'anno, ma a Rossella, una persona che ho conosciuto grazie al fatto che in questi mesi abbiamo avuto modo di incontrarci con Zoom nelle diverse piattaforme ed io ho avuto modo di conoscerti e di riconoscere quella esperienza rotariana e quell'impegno, ma anche quei valori che ci portavano a confrontarci in un momento della storia che si era fatto davvero difficile. Quindi la tua presenza qui oggi nel nostro club ci riempie di orgoglio e quindi io a nome di tutti i soci e mio personale ti do il benvenuto. Grazie. Dirvi che dobbiamo pensare alle difficoltà che abbiamo vissuto, ai lutti che abbiamo avuto nelle famiglie più vicine a noi, nelle situazioni di questo momento storico, perché so che nel cuore di ciascuno di noi c'è questo ricordo e questo impegno. Voglio invece dare una chiave di lettura positiva, quella della resilienza che abbiamo affrontato nel periodo in cui il lockdown appunto ci voleva distanti. Saluto il signor sindaco che è arrivato, eccolo qua, buongiorno, buonasera Paolo, eccoci. Mi dicevo, in questo periodo come abbiamo fatto a non sentirci distanti, come abbiamo fatto a mantenere le nostre relazioni e non l'isolamento? Attraverso Zoom, che è una piattaforma che ci ha unito e ci ha fatto conoscere, come dicevo. E allora, se il mio tecnico è un docente del mio liceo artistico che non mi abbandona mai, devo dire che ho avuto molti angeli custodi in questo periodo, in questo mio anno. Bene, se riusciamo ad andare in Zoom, sì, noi incontriamo degli amici. Sono quegli amici che io ho incontrato durante il periodo del lockdown. Vi ricordate quando vi parlavo del mio anno e progettavamo le cose? Vi dicevo, lo sfondo integratore è il tempo che però lo dividiamo, vivremo prima il futuro, quindi un tempo dedicato ai giovani, poi vivremo il presente, cioè un tempo dedicato a noi, alla nostra conoscenza, al confronto fra club, per vedere che cosa c'è di buono, no? Di buone pratiche all'interno di ogni ambiente, e poi il tempo passato e quindi saremo arrivati al sessantennale. Questo, Rossella, era il nostro progetto, ma come sai si è assolutamente capovolto. E quindi Zoom però mi ha permesso di girare l'Italia e non solo, perché mi ha permesso di conoscere dei club attivissimi, dei presidenti meravigliosi altrettanto attivi, dei luoghi del Rotary e del cuore che secondo me dovremmo continuare a conoscere in questa maniera. So che Margherita ha in progetto di non mollare queste opportunità. Ci siamo? Possiamo entrare? Cioè noi è loro che dobbiamo entrare. No, ma noi dobbiamo dare a loro la possibilità di farlo. Nel senso, noi siamo pronti. Allora entriamo in Zoom. Siamo già dentro. Non vedo la cosa. Apriamolo. Vabbè, mentre i potenti mezzi, chiedo a Giampaolo di avvicinarsi alla console e di non distrarsi. Mentre appunto cerchiamo di salutare questi amici, ci saranno anche dei soci che non possono essere presenti, proviamo a vedere se ce la facciamo. Vi dicevo, che cosa è successo quando il tempo si è fatto complicato? Il nostro progetto è cambiato completamente e ci siamo trovati inizialmente
a far fronte ad un'emergenza, e l'emergenza era quella sanitaria. Qui mi sento di ringraziare i presidenti dei club che sono limitrofi al nostro, quindi Montegranaro, e vedo Giovanni Valle, Alto Sibillini, ancora non vedo Raffaele Vittori, ma dovrebbe arrivare, e Natalucci, Mario Natalucci. Con loro davvero io mi sono un po' sentita mascotte, coccolata in quanto unica donna. E con loro abbiamo fatto tantissime cose. La loro disponibilità di venire a scuola la mattina del sabato, prendere tutti un caffè insieme e progettare le cose che potevamo fare quando ancora potevamo farle in presenza, funzionava. Ha funzionato anche quando eravamo a distanza e ci siamo resi conto che da subito potevamo metterci insieme. Mettere insieme le forze voleva dire acquistare immediatamente un respiratore che dalla rianimazione di fermo ci dicevano era assolutamente necessario. Attraverso Mimmo Gabrielli abbiamo capito dove acquistare gli elettrocardiografi e come fare, se era il caso di comprare o no, cioè c'è stato un momento di meravigliosa sinergia che ci ha visto fare delle cose molto interessanti all'interno della nostra comunità per l'azienda sanitaria, che in quel momento davvero aveva codice rosso. Quando il codice rosso è passato e noi siamo così, ci siamo un po' più diciamo, rilassati, perché capivamo che le situazioni venivano gestite, in effetti la cosa incredibile è che noi ci trovavamo ad avere le economie per poter acquistare delle cose, ma non sapevamo dove acquistarle, perché i dispositivi di protezione individuale erano irreperibili, non si riusciva, e quindi ci siamo inventati di tutto. E in questo Giordano Ciccioli era il grande creativo, cioè siamo riusciti ad acquistare delle cose che servivano nei luoghi impensabili, più impensabili, e ce l'abbiamo fatta. A quel punto siamo passati al sociale, e quindi il Ponte, così come il Ponte è un'associazione che qui si occupa di seguire le persone indigenti attraverso dei pasti, degli incontri con loro, permettendo loro di potersi lavare se sono persone insomma che non hanno tetto, insomma una situazione davvero molto complicata. A loro siamo sempre vicini, ma stavolta abbiamo integrato la nostra vicinanza, così come per la Croce Verde, insomma molte attività di volta sociale. E allora, mentre Zoom non si apre, mi dispiace tantissimo, perché a Reste c'erano diverse sorprese, tra cui un presidente di Napoli Partenope, un presidente che io ho conosciuto perché per caso, che mi ha messo nella cordata dei 110 club italiani che hanno incontrato il magistrato Catello Maresca, il quale ha un progetto meraviglioso su Napoli, che è appunto quello di agire contro la dispersione dei giovani. Parlavamo di mafia e Covid, è stato un momento bellissimo, e da lì sono nate molte cose. Quando lo chiamo adesso, qualsiasi cosa gli dico, dice ah sì, è bellissima, eccetera. Quindi mi dispiace molto se stasera non riusciamo a salutarlo, ma non ci riusciamo. Già Paolo ha creato questa cosa. Vabbè, non fa niente. Mentre noi ci organizziamo per vedere se ce la facciamo, Giampaolo, se tu non entri noi rimaniamo fuori. Sei entrato? Non ce la facciamo. Vabbè, questo è normale con Zoom, perché ogni tanto i potenti mezzi ci abbandonano. Mi dispiace molto, ci stanno. Ecco, mi dicono che ci siamo. Ci stanno accettando, ci sono. Bravo, bravo. Ci siamo, bene, vediamo chi c'è. Ecco, questo è il bello di Zoom. Noi non sappiamo chi è con noi questa sera, ma vedo Carla passa cantando, presidente del past president del di Tolentino. Carla, ci senti? Buonasera, hai il microfono spento. Ciao Carla! Ci sei? C'è Maria Pia?
microfoni e salutateci. Non vogliamo altro che salutarvi, dirvi che ci fa molto piacere avervi con noi, qui solo per un saluto. Io credo che siamo arrivati troppo tardi e quindi probabilmente non tutti sono presenti perché molti avevano un impegno verso le 9:15, quindi siamo fuori tempo massimo. Questo però ci permette comunque di ascoltarvi un attimo. Mi sentiamo? Se non loro, se non si sentono. Dovete aprire i vostri microfoni. Ciao carissimi, grazie di questo splendido invito, vi penso con tanto affetto e speriamo di vederci presto veramente. Ciao Maria. Stai bene? Chi c'è? Paolo Poggetti, non ce l'ha fatta, venire giù da Milano, impegnatissimo. Sempre il microfono spento. Se aprite i microfoni riuscite a salutarci, altrimenti lo facciamo noi e procediamo. Paolo. Ciao, sono Carla, sto salutando. Ciao Carla. Ciao. Tutto bene, sì? Noi tutto bene, ci vedi? Siamo tanti e siamo insieme finalmente. Oh, sono contenta, quindi buona festa. Grazie. Buon martedì. Grazie, so che tu l'hai già fatto, tutto ok. Bene, sì, Paolo. 30 giugno, quindi è andato tutto bene. Bene, mi fa piacere. Se Paolo vuoi dirci qualcosa, so che eri contento di questo momento, devi necessariamente accendere il microfono. Hai capito? Va bene. Va bene. Questo è il bello della festa. Eccoci, ci siamo. Ciao Paolo, ti salutiamo tutti. Ah, un grande saluto a tutti. Siamo vicini anche se siamo lontani. Complimenti a Stefania e complimenti e buon lavoro a Margherita. E grazie a tutti i presenti. Un abbraccio forte a tutti. Bene, grazie Paolo, ciao. Vi salutiamo, a presto, scusate il ritardo con cui siamo arrivati, ma insomma ci proviamo ad essere puntuali ma non si riesce. Un saluto a tutti, ciao. Vogliamo chiudere? Diciamo che non è facilissimo, questo l'abbiamo detto più volte. Zoom è comodo, è sicuramente vantaggioso perché ci unisce e accorcia i limiti dello spazio, ma sicuramente non è facile stare in Zoom. Quindi vabbè. Però ecco, questo voleva essere così un momento di inizio. A questo punto io davvero concludo il mio discorso. E quando ho pensato, vi dicevo prima, il tempo come lo sfondo integratore di un anno. Poi l'anno si stravolge. Qual è l'altra parola con cui posso salutarvi stasera e dirvi grazie per quanto mi siete stati vicini, per l'affetto che comunque ho sentito anche quando appunto io ero molto preoccupata per come andavano le cose? Beh, a me è venuta in mente questa parola, meraviglia. E quindi vi saluto così. Meraviglia è scoprire la poesia nelle cose, nelle più grandi, come nelle più piccole, nelle più umili, nei particolari che svelano la loro essenza, il loro sorriso e le loro lacrime. Per ogni cosa c'è un posto, ma quello della meraviglia è solo un posto più nascosto. Grazie. Buonasera. Thank you.
segnare, e la detto myself. What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They are much more. Thank you.
Abbiamo salutato l'ingresso di un socio, che è un docente della mia scuola, che è diventato socio, e mi fa davvero molto piacere averlo con noi. Speriamo di allargare il cerchio dei nostri soci docenti, che secondo me sono un valore aggiunto all'interno del nostro club. Bene, bene Rossella, se hai piacere di salutare un attimo, io ti chiamo in maniera informale, c'è anche il sindaco che regolarmente non molla la sua mascherina, non... Però se vi avvicinate e ci salutiamo tutti insieme, guarda, che vi pare, come idea? Veramente per sottolineare il piacere di essere con voi questa sera. Veramente non avrei mai rinunciato a questo momento. Anche io ho avuto modo di apprezzare il tuo valore in questi mesi. Non ci conoscevamo, ma ho visto come sei stata capace di riconsiderare e rivalutare tutto ciò che avevi progettato. Ti ho sentita quando c'è stato il 60° del club e quindi ho avuto modo, diciamo, di apprezzare proprio il tuo essere, tutto ciò che sei riuscita a fare fino a quel momento e quindi poi a rivalutare. E con Margherita abbiamo una conoscenza, insomma, che va avanti da un po' di anni, quindi mi faceva piacere sottolineare il passaggio che in questo club, un club storico che ha 60 anni di vita, c'è tra due donne di grande valore. Quindi grazie per tutto quello che hai fatto fino ad ora e per quello che potrai fare per il nostro distretto in futuro. Grazie, Sì, purtroppo è una cosa che mi rimane sempre dietro per obbligo istituzionale. Giusto, è assolutamente giusto, Io per esempio. C'è uno strano effetto in questi giorni, è il recupero di una normalità
che è abbastanza straordinaria, stupefacente, un po' wonderful, no? Anche, sì, wonderful. Anche la colonna sonora tutta bello. Sul wonderful, sì, ho notato, complimenti. Grazie. E quindi, ecco, quello che è l'ordinario lo vediamo con un altro occhio, che credo che è una cosa che stia capitando un po' a tutti quanti, no? La prima volta che si va a cena con gli amici, per esempio, cosa che capitava a me, mi capitava 6 volte a settimana, insomma, si vede anche, però insomma, e adesso ha tutta un'altra ottica. E beh, credo che fare essere presidente con anche a distanza è stata una sfida totalmente nuova. Ho voluto partecipare poi a tutto l'incontro che ricordava, insomma, l'anniversario del club, perché l'occasione era ovviamente immancabile, e insomma credo che abbia dato un percorso nuovo, sì. E quindi complimenti, Stefania. Grazie. Benvenuta Margherita, spero in un anno sempre in presenza. Ecco. Sempre in presenza. Significa che per tutti noi. Cosa ti stiamo per. Ma comunque Margherita si muove bene anche, sì, nelle difficoltà, questo l'ho testato anche da sindaco, quindi siamo abituati a volte anche in coppia. Quindi grazie per l'invito, grazie. E mi fa piacere ritornare a questa normalità quasi. Normalità. Grazie. A questo punto io chiamerei Paolo, perché quando qualche giorno fa i soci sono entrati a far parte del nostro club, ma online, abbiamo detto va bene, il primo giorno utile, quando saremo insieme, ci sarà la spillatura, quindi adesso io te ne do una spilletta perché tu possa metterlo del tuo socio. Prego, Vincenzo. Yeah. Tom, tu hai una spilletta? Sì, me la porto. Vincenzo. No, vediamo solo la spilla, perché Margherita sta fremendo e vuole assolutamente il collare. E quindi mi sta guardando e mi dice: ti vuoi sbrigare? No, soprattutto per loro. Perché è particolarmente caldo, ci dispiace, ma c'è, c'è sempre un piccolo problema. Benvenuto, Vincenzo. Benvenuto. Poche parole, io ho già avuto modo di ringraziare tramite un collegamento video, mi pare, di alcuni giorni fa. Guarda, Vincenzo, è piacere. Il presidente, l'organo direttivo, tutto, e in particolar modo il dottor Paolo Signore, che mi onora della sua amicizia. Io sono vecchio e nuovo. Spero di essere alla vostra altezza. Metto la mia esperienza a vostra disposizione e, riferendomi all'articolo 4 dello statuto, che fa riferimento all'amicizia, questo nobile sentimento che ci accomuna tutti, specialmente in questo club, io vorrei proprio mettere in risalto e do la mia massima disponibilità a questo sentimento. Che dire altro? Vi ringrazio tutti. E buonasera a tutti. Quindi ti vedo con Ivana, che però non vedo, forse è vicino a te, eccola, se vi accomodate metti anche tu la spilla. Vincenzo. Alla nuova socia. Cosa non hai da. Dice anche no. Non c'è metà. Thank you.
consegno a te la spilletta e tu la fai con la socia che hai presentato. Eccoci. Oh, te la metto sulla pelle. Guarda, sono lilla. No. I vestiti non gli mancano, non le mancano. Ecco, se volete dire due parole, ma veramente due. Io la sera che da Levana purtroppo non c'ero e quindi non ho potuto dire nulla, comunque sono molto contenta di presentare questa nuova socia che è una signora, e qui ce ne siamo tante signore, però voglio dire le donne no, non sanno fare il loro mestiere come si dice. Ivana è una professionista nella sua attività e quindi penso che ha desiderio di partecipare, ha desiderio di essere presente, di essere attiva e quindi penso che sia veramente un ottimo acquisto per il nostro club. Grazie. Grazie a Lilli che mi ha presentata, che mi ha portata qui fra di voi. Anch'io non sono giovanissima come il signore di prima e spero di essere capace di aiutare di questo club e di essere utile a questo club. Grazie. Benvenuta tra noi. Ecco, professor Avano, venga. Dicevamo, adesso dobbiamo abituarci anche a darci del tu, cosa che sarà difficilissima perché noi siamo abituati a lei. Eccolo. Benvenuto, l'ho già detto, non me la presento, provo a vedere se riesco ad inserirlo, non vedo niente. Mi sta dicendo ce la fa, preside, e io gli sto dicendo no, amico mio, non ce la faccio, però sì, alla fine ce l'ho fatta. Eccoci. Benvenuto da voi. Grazie. Se vuole dire anche lei due parole, poi passiamo. Saluto, sono insomma onorato di entrare a far parte di questo club, spero che ci sia insomma la possibilità di esprimersi a me, spero di avere la possibilità di esprimermi al meglio, di apprendere innanzitutto e di portare anche il mio piccolo contributo. Grazie e speriamo di vederci presto in presenza. Bene, grazie. Bene, è arrivato il momento, Mario. Ti devi alzare.